Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione e la prova di loro. Queste cuffie della Hexa E910, questo marchio che non conoscevo ma che adesso ragazzi sto apprezzando in maniera incredibile, perché hanno creato delle cuffie gaming e non solo, e poi vi spiego perché non sono solo gaming, che hanno un rapporto qualità-prezzo pazzesco, anzi attualmente poi ancora di più perché ci sono le offerte di Halloween e attualmente le portate a casa, anziché 103 euro le portate a casa a 77 euro, e parliamo di cuffie di alto livello dal punto di vista qualitativo, del suono, dei materiali e dell'utilizzo, e poi soprattutto sono wireless, ma sono wireless in positivo perché trasmettono sulla rete a 5,8 GHz, quindi una trasmissione molto sicura che non ha tante interferenze e soprattutto gli permette di avere una latenza di solo 15 millisecondi, praticamente un non nulla. Per quanto riguarda il lato gaming, le ho fatte testare a mio figlio che ha cuffie molto più costose di queste, lui è un amante di gaming online, quindi gliel'ho fatte testare bene, le ha appunto confrontate con le sue che usa da tantissimo tempo, che costano più di queste, e il risultato ragazzi è stato sbalorditivo. Poi tra poco vi spiego in che senso sbalorditivo, mentre io le ho testate utilizzandole, visto che comunque hanno un surround 7.1, le ho utilizzate per guardare i film e sono rimasto stupefatto, perché comunque vi trasmettono tutti gli effetti del suono. Io le ho utilizzate guardando Disney Plus, i vari film della Marvel che sono la mia passione, e devo dire che mi hanno lasciato davvero a bocca aperta, perché comunque quando iniziano le battaglie, tutti i suoni, gli effetti che arrivano dentro a queste cuffie sono incredibili. E poi un'altra cosa che ho trovato positiva è la possibilità di utilizzarle anche per fare editing video, perché come sapete l'editing video fatto con le cuffie senza filo, quindi wireless, normalmente diventa un po' complicato, soprattutto se la connessione poi è Bluetooth, mentre qua con questa connessione con 15 millisecondi di ritardo si riesce comunque a fare editing video, perché il ritardo è talmente nullo che si riesce a fare benissimo il taglio della voce, della parola, e non abbiamo il problema che arrivi con quel leggero ritardo che non ci fa fare quel taglio preciso che dovevamo o che dobbiamo fare. Quindi davvero positive in tutto, poi vi spiego nel dettaglio quella parte gaming per cui le ha testate mio figlio. Però prima di fare questo volevo farvi vedere nella confezione cosa trovate. La confezione è questa, ovviamente trovate le cuffie, poi trovate un sacchetto, o meglio una borsina di trasporto in finta pelle, poi trovate un adattatore che è quello che permette di far comunicare loro con i vari device, quindi Mac, PC, PlayStation, televisioni, Xbox, Switch, cioè veramente tutti questi dispositivi, solo se connettiamo questo alla presa USB di questi dispositivi. Poi abbiamo il manuale di istruzioni, che è da non sottovalutare perché ha anche l'italiano, quindi una cosa positiva anche questa. E poi questo cavetto che serve per collegare lui ai dispositivi un po' datati, nel senso che se io collego questo al Mac, al PC, alla PlayStation, nessun problema, collego direttamente questo e istantaneamente parte la connessione con le cuffie e tutto ok. Ma se ho una televisione un po' datata, devo collegare questa alla presa USB della televisione, poi collego il jack direttamente al dispositivo USB e l'altro jack lo collego nell'uscita delle cuffie del televisore, quindi trasmetterà il suono al dispositivo wireless che poi lo trasmetterà alle cuffie, ma questo ripeto solo per dispositivi un po' datati che non trasmettano direttamente dalla USB il suono utilizzando questo, quindi si fa questa sorta di passaggio per la trasmissione wireless. Una cosa che volevo farvi vedere è anche il supporto. Questo supporto vi arriva insieme alle cuffie ed è comodissimo, anche perché le cuffie sono talmente belle che stanno troppo bene esposte, quindi io le lascio sempre qua quando faccio editing video, le appoggio qua da parte quando non le utilizzo, perché sono davvero davvero belle. Allora, dal punto di vista della qualità dei materiali sono incredibili, adesso cerco di farvele vedere bene. Loro hanno dei materiali super e soprattutto super comode, perché una delle cose più importanti delle cuffie da gaming o cuffie che dobbiamo utilizzare per vedere un film
è soprattutto il lato comodità, oltre ovviamente alla parte della qualità sonora, perché comunque se abbiamo una qualità alta dal punto di vista del suono, ma le cuffie non sono comodissime, non riusciamo a tenerle su per le 2 ore che dobbiamo vedere un film, o addirittura per magari le 3-4 ore di gaming online che uno deve fare. Quindi essere comode praticamente è uno degli aspetti più importanti oltre alla qualità del suono. Allora, come vi dicevo, dal punto di vista gaming lo fate testare a mio figlio e mi ha detto che come suono, come comodità, non hanno niente da invidiare alle sue cuffie molto più costose di queste, ripeto, molto più costose di queste, che costano attualmente 77 euro. L'unica cosa che ha notato è che le sue cuffie più costose tendono a rendere tutto più isolato, queste un pochino meno da quel punto di vista, ma tutto il resto incredibile. Però la differenza di prezzo con le sue è talmente tanto che non giustifica solo questa differenza. E mentre io che le ho utilizzate per guardare i film, è davvero scioccante la comodità, dopo un po' non mi accorgevo neanche di averle su, sembrava come che stessi guardando un film senza le cuffie, nel senso dal punto di vista del fastidio nell'averle indossate. E poi questo surround 7.1, diciamo in accoppiata ai driver da 50 mm che hanno queste cuffie, davvero fantastiche. Loro ovviamente, essendo wireless, hanno inclusa una batteria, la batteria si ricarica attraverso questa presa Type-C che le dà un'autonomia dichiarata di 10 ore se si utilizza un volume del 70%. Si ricaricano in 2 ore quando sono scariche. Qua abbiamo poi il tasto d'accensione e poi sempre attraverso il tasto di accensione possiamo andare a disattivare l'effetto surround, quindi farle diventare delle cuffie senza l'effetto surround, o altrimenti ricliccandoci attiveremo l'effetto surround, ma questo ci viene dato anche dalla voce elettronica che sentiamo all'interno delle cuffie, che ci dice cosa abbiamo attivato o disabilitato. Il volume si regola da qua e il tasto per attivare e disattivare il microfono. Il microfono, ragazzi, lo troviamo in questa posizione che si può fare uscire o si può fare rientrare se non lo dobbiamo utilizzare, quindi in un attimo possiamo averlo a disposizione o meno. I materiali sono pazzeschi, perché parliamo di materiali che, diciamo, una finta pelle, ma davvero di qualità, soprattutto come morbidezza. Adesso io cercherò di farvi vedere che morbidezza hanno, cioè guardate che poca pressione mette, guardate che morbidezza. Stessa cosa per quanto riguarda la parte che dobbiamo appoggiare all'orecchio, cioè guardate che morbidezza, pazzesco, anche perché guardate quanto è alta la parte che ci deve dare la comodità nell'essere indossate, cioè guardate che roba fantastica dal punto di vista della qualità dei materiali e per come sono costruite. Ovviamente, essendo cuffie gaming, hanno la parte con i LED, quindi quando le andiamo a accendere, oltre alla voce elettronica che sentiamo che ci dice che le cuffie sono accese, abbiamo anche questo LED rosso qua nel fianco che ci indica comunque che le stiamo utilizzando. Ovviamente hanno la possibilità di essere allungate o accorciate in base alla dimensione della nostra testa e, ragazzi, sono di una comodità pazzesca, pazzesca. Una volta che le avete indossate e ve le siete messi comode con la giusta regolazione, sono una cosa incredibile, non vi accorgete nemmeno di averle. Vi guardate un film e secondo me quando finisce il film vi alzate e andate in giro con le cuffie, perché dite: ah, ma c'ho sulle cuffie, cioè sono davvero fantastiche, almeno su di me hanno fatto questo effetto. Quindi, ragazzi, spero di avervi spiegato, di avervi trasmesso bene cosa hanno di positivo queste EXA 910, cuffie che nascono come cuffie gaming, appunto, ma possono essere utilizzate, come lo sto facendo io, per film o per editing video, cioè davvero sono la morte sua anche queste due cose, cioè soprattutto i film con questo surround 7.1, davvero incredibile. Quindi la mia opinione è che a 77 euro il prezzo attuale sono davvero tanta roba, ve lo posso garantire. Quindi se cercavate delle cuffie, anche non per gaming, ma delle cuffie wireless, quindi che non volete avere il filo che vi dia fastidio, ma che comunque trasmettano senza interferenze, che trasmettano con tanta qualità e senza una latenza, ragazzi, queste sono fantastiche, perché comunque, ragazzi, se scendete di prezzo per delle cuffie wireless non avete tutto quello che vi danno queste, non avete questa qualità del suono, non avete questa comodità e soprattutto
soprattutto non avete questa latenza inesistente che hanno queste cuffie. Se salite di prezzo, ragazzi, vi dico subito che non avete tanto di più di questo. La differenza di prezzo nel salire con altri marchi che costano molto di più di queste non è giustificato, per quanto è la differenza invece di prezzo attualmente tra questo e quegli altri marchi molto più costosi. Quindi ragazzi, spero che questa mia recensione, questo mio video di queste Hexa E910 vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, anteprime dei prodotti che porto qua sul canale, dove vado a far volare i droni, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove ovviamente metterò su anche le offerte riguardanti questi Hexa E910, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao!